Presidente, è appena finita la presentazione della squadra, la città ha abbracciato il nuovo corso dell'Angri. Sì, è stata una grande soddisfazione stasera vedere veramente tutta l'adrenalina, la passione, il calore di questo pubblico che ha corso davvero in maniera numerosa sugli spalti del 9 per assistere poi a quello che è stato un grande evento, cioè la presentazione della nostra squadra, di tutto lo staff, ma anche condito dall'ottima conduzione di Claudia Mercurio con Aldo Severino e con numerosi contenuti durante la serata, con ospiti come l'allenatore dell'anno scorso, Mr. Turco, che è stato premiato. Veramente una bella, bellissima serata alla presenza degli sponsor e dei nuovi soci che sono stati presentati alla città e che stanno consolidando il nostro progetto calcistico. Una serata che ha visto anche una tribuna gremitissima a due giorni dal debutto ufficiale in Serie D dopo 11 anni. Qual è l'auspicio del presidente Lanzione per la stagione grigiorossa? Ma l'auspicio e l'augurio del presidente è che questo grande sentimento di passione, di calore, di straordinario che si vive nella nostra città, anche una città che vive di calcio, si possa, come dire, conservare ed aumentare sempre di più nel corso dell'anno e sostenere questi ragazzi, che questa nuova squadra giovane ma molto, diciamo, da contenuti tecnici importanti e allenata sapientemente da un tecnico che utilizza metodi di allenamento all'avanguardia e un calcio che ha una filosofia di base che è una filosofia di calcio propositivo. Questa sera la società ha abbracciato la città ha avuto modo di vedere la Coppa, come si dice, per ogni fine c'è sempre un nuovo inizio. Assolutamente sì, la Coppa è l'inizio di una nuova esperienza, un nuovo cammino che stiamo facendo insieme ad altri soci che sono entrati in questo che abbiamo sempre detto che è un progetto partecipativo e le vie del Signore sono infinite, le porte sono aperte a tutti coloro che vogliono sposare la causa grigiorossa perché danno queste soddisfazioni. Pensate che 2 anni fa stavamo in Villa Ferreoli, era luglio del 2020, ora siamo nel 2022, l'anno scorso siamo in Villa Comunale, in 2 anni del Covid, delle guerre, nonostante ciò abbiamo portato un successo storico in questa città che purtroppo è un po' martoriato come tante altre, ma visto che noi la viviamo ci guardiamo la nostra. Qual è l'obiettivo di Nando Elefante? Beh, l'obiettivo era rientusiasmare questa città, questo popolo, poter far respirare il professionismo anche nel dilettantismo e infatti penso che con l'aiuto di tutti, dalla comunicazione, dallo staff tecnico, dai dirigenti, dai tifosi, qualcosa manca, le famose componenti, no? Diciamo sempre la struttura sportiva che adesso fortunatamente quest'anno l'Angri è rientrata alla base degli allenamenti. Ci aspettiamo gli interventi da parte del Comune, no? Vuol dire per quanto riguarda l'ampliamento sia per la curva oppure il distinto. Ho visto un progetto perché poi l'Angri deve assolutamente come città avere un'infrastruttura sportiva degna per questa società e per questi tifosi. E qual è invece l'obiettivo che Nando Elefante si auspica per questa stagione? Beh, noi non ci nascondiamo, abbiamo sicuramente la velleità di primeggiare nel senso che vogliamo lottare ogni domenica su ogni campo per portare avanti i colori grigiorossi e perché no poter togliersi qualche soddisfazione perché lo meritiamo, lo merita la piazza e quindi assolutamente l'Angri andrà a battagliare in quello che è il girone laziale campano-sardo. Mister, è appena finita la presentazione, il primo assaggio della tifoseria, il primo abbraccio della tifoseria alla squadra, che sensazioni prova? Ah, una bellissima sensazione, devo essere onesto, sono un po' emozionato perché comunque quando fai questo lavoro, se si può chiamare lavoro, questo sport, che è più bello ancora dirlo, vivi di questo, vivi di queste emozioni della gente, sapere di aver dato un'emozione a un tifoso è una delle cose più belle, quindi noi viviamo di questo e ci nutriamo di questo e vedere tanta gente qua stasera con questo entusiasmo fa solo che piacere perché comunque è una città che vive di calcio, è una città che dopo tanti anni è tornata in una categoria importante e ripeto, speriamo di dargli ancora tante emozioni. Una festa che arriva 2 giorni dall'esordio in campionato può dare questa spinta, può essere decisiva questa spinta per la squadra? Ma sicuramente i giocatori sanno che comunque hanno un supporto importante.
devono solo stare sereni, fare quello che sanno fare, quello che comunque abbiamo provato in questo mese. Ripeto, deve essere un dodicesimo uomo e non un problema. Il tifoso oggi ce l'abbiamo dalla nostra parte, bisogna tenerceli dalla nostra parte. E come si prepara Antonio Floro Flores al suo esordio da allenatore in Serie D? Ma sono emozionato, ma dal primo minuto che finché non entrerò in campo sarò emozionato, poi dopo resetto e vado avanti senza nessun problema e dando le giuste indicazioni ai miei giocatori. Langri ha ricevuto un importante riconoscimento per l'attività nel suo azionariato popolare, per il modello societario. Ecco, a queste basi si può dire che Langri può essere una società che può rappresentare un modello da seguire per il calcio? Sicuramente sì, complimenti a Langri, complimenti ai tifosi, complimenti ai dirigenti. 2 anni fa abbiamo iniziato un progetto aziendale molto interessante, l'azionato popolare, siamo riusciti in 2 anni a coagulare intorno a questa società tantissime forze territoriali e imprenditoriali e questo è uno dei tasselli più importanti nel progetto di azionato popolare. Ora l'azionato popolare ad Angri si differenzia perché è un modello di azionariato di calcio condiviso, quindi la società condivide con il territorio ogni obiettivo e ogni strategia. Quindi io penso che l'Angri ha vinto 2 anni fa a Villa Ferraioli sotto l'aspetto aziendale, ha vinto sul campionato sotto l'aspetto sportivo, quindi l'aspetto aziendale e quello sportivo hanno fatto sì che l'Angri sia per i dottori commercialisti italiani che svolgono attività nell'attività dell'azienda sport un modello di business funzionale a quello che è il discorso degli obiettivi e delle strategie che noi pensiamo siano efficaci ed efficienti. Quindi grazie all'Angri, grazie ai dirigenti, possiamo sicuramente promuovere questo progetto di azionariato popolare condiviso e speriamo che i rigiorossi riusciranno a fare un gol anche aziendale.